Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 3 marzo l'Assemblea ha approvato la delibera con le direttive programmatiche per la cooperazione internazionale e la legge sull'emergenza abitativa. Nel corso della seduta sono anche stati esaminati e votati numerosi atti di indirizzo tra mozioni e ordini del giorno. Nell'anno di Torino Capitale Europea dello Sport dell'Expo, che celebra il tema dell'alimentazione come energia per la vita, il Consiglio regionale ha istituito gli Stati Generali dello Sport, uno spazio per aggregare le eccellenze del territorio interessate a promuovere e sostenere i valori educativi dell'attività sportiva. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. Gli Stati Generali dello Sport hanno il fine primario di condizionare gli stili di vita delle persone al fine di prevenire tutta una serie di malattie e in più far risparmiare alle casse dello Stato risorse in un momento di ristrettezza economica, in quanto grazie a chi fa la pratica sportiva c'è un risparmio di 1,5 miliardi. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge con le misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa. Silvana Accossato, Partito Democratico. È un provvedimento importante, ancorché sicuramente di modesta dimensione, ma è un provvedimento che io definisco umano e di civiltà, perché interviene in situazioni di famiglie di grande precarietà che vivono con angoscia il rischio di perdere una casa. Il provvedimento conferisce ai comuni la facoltà di prorogare le assegnazioni provvisorie in corso e di rinnovare quelle già scadute, entrambe per un periodo di 2 anni. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia. Una misura fondamentale per garantire il diritto alla casa di fronte a una legge regionale di assegnazione che non sta funzionando. Questa misura e altre, come la soluzione rivoluzionaria dell'autorecupero delle case ATC che non vengono assegnate perché bisognose di manutenzione, costituiscono le avanguardie delle nostre politiche di contrasto all'emergenza abitativa. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Consulta delle Elette ha organizzato 3 momenti d'incontro. L'8 marzo a Torino, in Piazza Castello, fiorisce l'albero di Natalia, con le donne che sono state invitate a fissare con un filo rosso una bambola ai rami dell'albero per riflettere su violenza e femminicidio. Il 10 e 12 marzo, al Teatro Garibaldi di Settimo e all'Auditorium Arpino di Collegno, spettacolo teatrale Spazio Vuoto di Margherita Casalino. Ed è dedicato a Giovanna Cattaneo Incisa, sindaco di Torino per un breve ma intenso periodo all'inizio degli anni 90, il volume che apre la collana Donna e Donne, ideata dalla Consulta Femminile con l'Istituto di Studi Storici Salvemini, presentato a Palazzo Lascaris. La collana si completa con i libri dedicati al ricordo di Maria Magnani Noia, Angiola Massucco Costa e Nicoletta Casiraghi. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.